Prenotare un vaccino antinfluenzale in Lombardia non è mai stato così difficile. E seppur vaccinarsi sia importante in questa seconda ondata di contagi da coronavirus per distinguere più facilmente i possibili casi Covid dai classici malanni di stagione, le attese sembrano essere interminabili. Ecco dunque spiegato il caos. I telefoni dei medici di base continuano a squillare. I cittadini, soprattutto gli anziani e i più fragili, chiedono e pretendono di fare il vaccino, anche perché i media continuano a consigliarlo. Ma purtroppo, almeno per ora, quelli disponibili non sembrano bastare per tutti. Il rischio però è che la Lombardia non riesca nemmeno a vaccinare il target indicato dal Ministero, che per giunta si è ampliato rispetto agli scorsi anni, passando dagli over 65 agli over 60. Abbiamo una carenza di disponibilità di vaccini da parte di Regione Lombardia. Attualmente ad oggi abbiamo fatto sì e no 50-80 vaccini. Mail di ieri pomeriggio da parte di ATS Varese arriveranno e saranno disponibili come prenotazione in farmacia la metà dei nostri lotti a partire dal 18 di novembre, quindi ci aspettiamo che, se i tempi di consegna sono circa una settimana, inizieremo a vaccinare il grosso della popolazione, o almeno i pazienti sopra i 65 anni, dopo la metà di novembre. Quindi dovremo concentrare tutte le vaccinazioni nella seconda metà di novembre e nella prima metà di dicembre. Ovviamente questo impegnerà tutti i giorni delle ore dedicate, oltre all'ambulatorio, ai vaccini antinfluenzali, e questo in un periodo in cui siamo un po' lasciati soli anche da ATS in Subria per quanto riguarda certificazioni e richieste di tamponi, soprattutto per i rientri di persone a casa in quarantena. Implica ovviamente una mole di lavoro ulteriore, considerando che il nostro lavoro è un lavoro che facciamo un po' in solitaria. E quindi ci aspettavamo ovviamente un maggiore aiuto, soprattutto sulle disponibilità iniziali, come è stato l'anno scorso, dove all'inizio di novembre avevamo già completa disponibilità dei vaccini ed è stato semplice poter organizzare tutte le date di tutta la campagna vaccinale. Dunque non resta che aspettare. Seppur vaccinare prima almeno i pazienti più fragili avrebbe consentito di monitorare meglio la situazione, evitando anche falsi allarmi. Il vantaggio di riuscire a fare prima la vaccinazione antinfluenzale era quella, in questo periodo dove c'è un picco di contagi e di diffusione del SARS-CoV-2, di far emergere poi più facilmente, nel periodo probabilmente di dicembre, di gennaio, i pazienti che hanno dei sintomi che molto spesso, o almeno sappiamo, che saranno sovrapponibili tra virus influenzale e virus e coronavirus. Per cui vaccinarli ora sarebbe stato poi più facile riconoscere i casi sospetti e quindi inviarli per conferma diagnostica con il tampone.